No, non sono stato io. È stato Damiano. Vi prego, vi supplico. L'intera Gallia è divisa in tre parti. Ci uccidono! Oh, signore, abbi pietà! Qui dentro uccidono i prigionieri! Ora smettila, degenerato! Dove sono? All'inferno! Grandi eventi derivano da fatti minimi. Che hai da guardare, idiota? Non rompere, amico. Questa è la tua nuova casa. Ciò che desideriamo, ciò che sentiamo e ciò che noi stessi pensiamo, crediamo che lo pensino anche gli altri. Da dove l'hai preso, idiota? Non sono dell'umore. Ridammelo! Prendilo pure. Se ci riesci. Non ti prende, bel fiorellino. Ho ferito i tuoi sentimenti. Bel colpo, idiota. Vediamo se ti sai anche difendere. Quanta fatica per un rottame! L'unico rottame che vedo qua dentro sei tu! Ripetilo! Non aggiungerò altro, vecchio! Acchiappalo! Dieci libbre sul vecchio! Ridammi ciò che è mio e torna ai tuoi disegni, vecchio pazzo! Disegni? Quelli! Sono ovunque! Hai inciso tutte le pareti della cella! Ma dove... Vieni qui, idiota! Togli quelle mani! Guarda il muro! Che fai? Concentrati! Concentrati! Che cosa sono? Messaggi del passato. Mi sono fatto gettare in tutte le prigioni di Parigi per trovarli. Come ti chiami?
Arnaud Victor Dorian. Dorian. Ma certo. Pierre Bellec. Conoscevo tuo padre. Tutte balle. È morto a Versailles. Quando è stato? Nel 76? 77? Dicembre, mi pare. Niente testimoni. Come fai a... Tuo padre era un assassino, Arnaud. Ha dato la vita perché l'umanità fosse libera. Resta con me e forse potrai unirti alla confraternita e onorare la sua memoria. Senti, di certo il vostro piccolo culto è nobile, ma non mi interessa. Io voglio solo trovare Elisa. E come pensi di farlo, rinchiuso qui? Concentrati, idiota! Che succede là fuori? I cittadini si ribellano. Sta pronto, potremmo avere la nostra occasione. Un colpo di cannone! A volte occasione fa rima con cannone. Oggi ai prigionieri! Su, seguimi. Svelto! Arrivano le guardie! Prigionieri, contro il muro! Con quale autorità? Sapevo che sarebbe... Silenzio! Indietro! Prigionieri, contro il muro! Andiamo via da questa foglia. Ehi, voi! Forza, idiota! Corri più che puoi! Qualsiasi cosa accada. Fatemi uscire! Resiste da piano! È chiusa. Tienimeli lontani, idiota. Se uno mi accoltella, ti strangolo io stesso. Thank you.
Fuoco! Fuoco, diamine! Occhio ai prigionieri! Non muore, scappa! Fermi, dove vuoi andare? Gettate quelle armi! Fermi tutti! Alt! Giù le armi! Non perdetelo di vista! Non fuggirà! E ora! Su! Ottimo! E poi come scenderemo? Fidati! Mi arrendo! Mi arrendo! Forza! E cos'altro aspetti, idiota? Ora salta! Cosa? La prigione ti ha reso pazzo, vecchio! Ci aveva già pensato il vino tempo fa. Ora vieni qui, forza! Io non... È impossibile! Impossibile! È alla portata di ogni assassino, ragazzo! Quando finirai di ragionare con il culo, vieni da noi. Impareresti molto. Addio, idiota! Tu, allontanati dal bordo! Merda! Elise! Che benvenuto! Dopo quel che è successo, devo stare attenta. Elise, io... Non hai già ripagato la bontà di mio padre? Elise, ti prego, non crederai che abbia ucciso il signor della Serra! Tuo padre non era l'uomo che credevi, e nemmeno il mio! So benissimo chi era mio padre, Arnaud. E so chi era il tuo. Immagino fosse inevitabile. Tu un assassino, io una templare. Tu? Ti stupisce. Mio padre ha voluto che seguissi le sue orme. Ora posso solo vendicarlo. Te lo giuro, non c'entro niente con la sua morte. Invece sì. No. No! Sulla mia vita, giuro che non... Ma è... La lettera che mio padre doveva ricevere quel giorno. Leggila. Gran maestro della Serre, ho appreso dai miei agenti che un uomo del nostro ordine vuole uccidervi. State in guardia all'iniziazione questa sera. Non fidatevi di nessuno, neppure dei vostri amici. Che il padre della comprensione vi guidi. Elle. L'ho trovata sul pavimento della sua stanza. Sigillata. Non lo sapevo. Nemmeno mio padre. Come potevo saperlo? Vattene.
Ti prego. Questo cosa diavolo significa?